Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di un telefono, del nuovo Samsung A51, quindi per oggi niente news dal mondo delle moto. Riprendiamo domani, poi ho delle interessanti notizie che arrivano soprattutto dal governo e dall'Inghilterra. Oggi parliamo di telefoni, per chi non mi conoscesse, ragazzi, questo è un canale di moto e solo per oggi vi porto la recensione mia personale del nuovo Samsung Galaxy A51. Telefono appena uscito da 4 giorni dal prezzo attorno alle 400 euro. Io l'ho pagato 380 euro. Due cose, prima di tutto, l'ho pagato così tanto comunque essendo io consapevole che a meno potevo comprarmi per esempio uno Xiaomi Mi 9T oppure un Honor 20 oppure altri telefoni dei brand cinesi. Non l'ho fatto perché? Perché io vengo dalla 40, volevo un telefono più grosso, volevo un telefono con la batteria migliore, fotocamere migliori, sempre però comunque della Samsung, perché mi sono trovato bene con la 40, non volevo un telefono cinese, nonostante io in passato abbia avuto telefoni cinesi come l'Honor 10, eccetera, eccetera. E quindi volevo un Samsung. La mia ragazza ha la 50, ho detto esce un nuovo A51 e lo prendo appena esce così vedo come funziona. Non lo avessi mai fatto, ragazzi, perché l'avete visto dal titolo, mi sono trovato effettivamente molto male a tal punto che penso che domani vado a fare il reso, metterò la differenza e penso di andare a prendere il nuovo iPhone 11 base. L'altro punto, prima di partire col video, è che io, comunque per chi non mi segue, ho un format dove parlo a scrivania, porto news dal mondo delle moto e faccio video magari in moto, io ho un JSXR 600 oppure prove di moto, faccio insomma, di motovlog con la GoPro. Quindi non ho un setting per fare dei video magari come li fanno Andrea Galeazzi, HD Blog, tutto Android, no? Quindi ho questo format su YouTube, quindi ragazzi, per questa recensione, tra virgolette, dovete accontentarvi di me che parlo davanti alla fotocamera. Quindi, lo avete visto dal titolo, è un telefono che assolutamente non vi consiglio. Se volete investire dei soldi, 400 euro, investiteli per dei telefoni magari dell'anno scorso, per esempio c'è un S10e in offerta adesso anche su Amazon, va attorno alle 450 euro, oppure altri telefoni cinesi come il Mi 9T. Ma ora come ora, per come adesso il telefono, non vale assolutamente questi soldi. Prima di partire, perché faccio questa recensione? Principalmente perché il telefono lo aspettavo da diverso tempo. Ho visto le prime recensioni online, ce n'è stata una che mi ha spinto a portarvi questo video. La recensione in questione è quella del canale dove lavorava Galeazzi prima. Non vi dico il nome, se seguite il mondo dei telefoni sapete benissimo a che canale mi sto riferendo e probabilmente avrete visto quella recensione. Ragazzi, quella recensione sul nuovo A51 è la cosa più falsa che io abbia mai visto. È una recensione superficiale, è una recensione fatta probabilmente da qualcuno che o è incompetente, oppure che è stato pagato dalla Samsung, perché sembra più uno spot pubblicitario della Samsung che non una vera recensione. Ed è stata talmente vergognosa che comunque mi ha spinto a fare questa recensione per dirvi effettivamente come funziona il telefono, quali sono i problemi, perché sentire quella recensione è un telefono perfetto, 400 euro li vale, acquistatelo, funziona bene, è Samsung, però ragazzi vi posso dire che non è così. Sono uscite altre recensioni, quelle di Galeazzi, quelle di tutto Android, che effettivamente si avvicinano più alla realtà. E adesso vi dico un po' io cosa ne penso. Le caratteristiche penso che le conoscerete. Se non le conoscete, parliamo di un telefono da 6,4 pollici con un bel display AMOLED, quindi non è un LCD 1 IPS, con una buona definizione, anzi, ottima definizione. È un telefono in plastica dietro, abbiamo quattro fotocamere con l'ultra grandangolare 12 megapixel, la principale dovrebbe essere una 48, davanti abbiamo una fotocamera da 32 megapixel e la batteria da 4000 mAh. Sblocco del telefono con il sensore posto sotto al vetro, quindi un lettore ultrasonico, che purtroppo funziona sempre male, dall'S10 alla 50 ha sempre funzionato male e funziona male anche su questo A50. Quindi queste qua sono le caratteristiche, poi mi dimenticavo ovviamente processore Exynos 9611, 4 GB di RAM che è il suo problema, e poi abbiamo 128 GB di RAM di memoria interna che effettivamente sono tanti. Oltretutto espandibile tramite micro SD e volendo si può in questo slot inserire anche due SIM, quindi 128
cioè il dual SIM più espansione di memoria, quindi il problema memoria su questo telefono assolutamente non esiste. Parlando di batteria, 4000 mAh dicevo, però non vi porta oltre la giornata di uso medio intenso. Io per esempio sono uno che usa tanto Instagram, Facebook, YouTube, uso tanto Lightroom per modificare le foto e vi dico arrivo a sera alle 21 e poi si spegne. In dotazione nella confezione c'è un caricabatterie veloce che carica il telefono più o meno in un'oretta, un'oretta e mezza avete il telefono carico da 0 a 100. Però diciamo che da 4000 mAh mi aspettavo molto di più, probabilmente è un telefono energivoro. Poi abbiamo come sistema operativo la nuova Samsung UI 2, quindi evoluzione rispetto a quella della 50, e poi abbiamo un nuovo Android 10 che però gira tutto abbastanza lento. Adesso vi parlo un po' di quelle che sono le sue criticità. Le foto le fa abbastanza bene. I video li fa abbastanza bene, dicevo, la batteria comunque vi porta a sera, quindi nulla da dire, costruito bene, bel display. Vi parlo di quelli che sono i suoi difetti. Nel video, quello che vi ho detto prima, quello, il video falso, il video pubblicitario fatto da quel canale, veniva detto che lo sblocco sotto i display funzionava sempre, 10 volte su 10. Ragazzi, non funziona bene nemmeno sull'S10. Secondo voi poteva funzionare bene sulla 51? No, e infatti il lettore di impronte che vedete qua sotto funziona 7 volte su 10, 3 volte su 10 tende a sbagliare. Soprattutto dovete avere le mani, le dita pulite, le dita che non sono unte, che non sono sudate, perché sennò non mi sblocca il telefono. Ma comunque il problema principale del telefono non è tanto lo sblocco, è solo più le prestazioni. Faccio vedere come funziona. Doppio tap per svegliare. Si appoggia. Guardate, adesso arriviamo al punto principale, guardate quanto è lento. Comunque lo sblocco adesso me l'ha preso, però vi ripeto, 3 volte su 10 manca e dovete affidarvi quindi allo sblocco tramite la fotocamera principale, che però non funziona bene come per esempio sull'iPhone 11, no? L'iPhone 11, la fotocamera davanti, il riconoscimento facciale vi sblocca da qualsiasi posizione, qua dovete tenere per forza il telefono davanti a voi, se no non vi rileva il volto. Purtroppo questo è un problema che aveva anche la 50. Il lettore sotto il display non funzionava bene e purtroppo se lo porta dietro anche questo A51. Se vi chiedete se Samsung in futuro aggiornerà il telefono per migliorare questo aspetto, vi dico già no, sicuramente non lo farà perché già l'ha fatto sulla 50, è arrivata la patch per migliorare il lettore di impronte e non ha funzionato, perché comunque funziona ancora male, soprattutto se usate il vetro temperato sul display. Ce l'ha la mia ragazza e non rileva mai il dito, quindi purtroppo lo sblocco non è dei migliori. Però il vero problema di questo telefono, dicevo, sono le prestazioni. Adesso andiamo a sbloccarlo e faccio vedere un attimo come gira. Dunque, dicevo, il problema sono i 4 giga di RAM. Sono insufficienti. Già erano al limite sulla 50, sulla 51 non bastano. Vi faccio vedere magari come gira. Avete visto lo sblocco, quanti secondi ci ha messo per sbloccare. Andiamo a chiudere tutte le applicazioni. Io utilizzo lo swipe con i tasti virtuali, quindi quando mi vedete fare lo swipe in alto è perché sto o chiamando multitasking, o tasto centrale andandolo a home, oppure tasto tutto a sinistra sto facendo il back. Quindi tutte le applicazioni libere, vedete non c'è niente, vi faccio vedere come gira. Telefono da 380 euro, attenzione, quasi 400 euro. Guardate quanti secondi comunque ci mette da quando premo il dito a quando effettivamente l'applicazione parte. Avete visto? E poi comunque c'è una sensazione di lentezza anche quando si fa lo swipe. Vedete da quando faccio lo swipe a quando effettivamente la pagina si muove, quanto tempo ci mette? Guardate anche adesso, guardate com'è lento. Considerate che sono sotto rete 4G della TIM che prende a casa mia più o meno sui 60 megasecondo, quindi se vedete che va lento non è un problema dell'internet. Vedete anche qua, guardate come gira lento. Swipe, guardate quanti secondi passano. Cioè, secondo voi può essere accettabile una cosa del genere su un telefono da 400 euro? Queste qua sono prestazioni che ci avevano i telefoni cinesi 4 anni fa, ormai neanche più gli Xiaomi da 100 euro girano così. Adesso sono un pochettino ripreso. Faccio vedere un'altra cosa, guardate quando vado alla home. Adesso neanche l'ha preso, guardate. Ci sta ancora pensando. Secondi in cui sto aspettando, guardate. Adesso niente, si è tipo. Boh. Ovviamente ha avuto un problema.
Cioè, questi qua sono i bug, sono i rallentamenti, i lag che mi tocca subire ogni giorno da quando ho installato alcune applicazioni. Considerate che i primi giorni, quando comprate il telefono, gira abbastanza bene. Poi io ci ho installato sopra qualche applicazione, come può essere PixArt, come può essere... Adesso non va neanche nel menu Home. Ragazzi, purtroppo il telefono gira così, è per questo che io vi ho portato questa recensione, cioè... Gira così veramente il telefono, adesso non va neanche... Niente, adesso si è... Vedete, non fa più niente. Purtroppo cosa succede? Che quando usate il telefono magari per 5 minuti di seguito sotto rete 4G, il telefono inizia a impuntarsi, andare a scatti. Vedete, queste qua sono le prestazioni di un telefono da 400 euro. Considerate che avevo la memoria svuotata, quindi non ho niente di aperto in background se non quello che ho appena aperto. E adesso vi faccio vedere magari come gira Instagram. Anche qua lentezza, lentezza, nonostante comunque 4G. Cioè, secondo voi queste qua sono prestazioni accettabili su un telefono da 400 euro e nessuno le ha evidenziate? Galeazzi più o meno ci è arrivato dicendo le prestazioni non sono granché. Ragazzi, sono disastrose le prestazioni. Torno indietro ancora, guardate. Aspettiamo che carichi, aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. E non ho installato ROM, non ho fatto cose strane, c'è cioè il telefono a 4 giorni. Boh, adesso si è bloccato un'altra volta. Proviamo a richiamarla home. Boh, se avete un tè, bevetelo intanto, guardate, perché c'è da aspettare. Purtroppo, ragazzi, i primi 2 giorni funzionava bene e dopo si è messo a fare così. E questo lo fa dopo che magari utilizzate il telefono per 5 minuti. Ragazzi, non vado avanti tanto, cioè avete visto tutto quello che c'era da vedere, penso. Quindi le prestazioni sono inaccettabili. Può essere che arriverà una patch in futuro da parte di Samsung per migliorare la velocità, ma sicuramente non sarà mai fluido al 100% come può essere un S10e. È vero che l'S10e ha un altro processore alta RAM, però comunque mi aspetterei da un telefono da 400 euro delle prestazioni simili almeno a uno Xiaomi Mi 9T. Raga, prima di finire col video, ho stoppato perché mi è arrivata una notifica sull'arrivo del vetro temperato per il mio telefono che avevo ordinato. Quindi, invece di farvi un altro video per farvi vedere il funzionamento dello sblocco col vetro temperato, ho detto agganciamoci al video di prima, sono andato a prenderlo intanto, e quindi vi faccio vedere come funziona lo sblocco del display con il vetro temperato sopra. Attenzione, se prima è andato al primo colpo, adesso guardate, il vetro temperato già messo. Facciamo un doppio tocco per svegliare. Guardate, non legge più l'impronta. Ragazzi, il vetro temperato è obbligatorio sui telefoni. Cioè, telefoni magari da 300-400 euro, se vi cade per terra, il vetro temperato vi salva il telefono. E quindi ragazzi sappiatelo, se applicate addirittura un vetro temperato, che dovrebbe essere la norma, guardate, non prende più l'impronta. Stesso problema quindi di Samsung Galaxy A50. Oltre a questo, intanto che sono tornato, ho applicato il vetro, ho fatto una prova. Ho fatto un hard reset del telefono, reinstallando poi le applicazioni. E devo dire che rispetto a prima il telefono ha ripreso a funzionare un po' meglio. Ci sono sempre dei lag, però comunque vi faccio vedere, ovviamente con il volto, vi faccio vedere che adesso gira un po' meglio, un po' tutto. Non è velocissimo, però rispetto a prima, guardate, adesso faccio il passaggio alla home, già meglio, vedete, Facebook e Instagram, guardate, adesso ritorno su. Swipe in alto, vedete, adesso non c'è più quell'attesa, anche la fotocamera funziona bene, se su è veloce, quindi è ripreso a funzionare meglio, sempre un po' scattoso, ma meglio. Però non è accettabile che io abbia fatto un hard reset su un telefono da 380 euro dopo 4 giorni che l'ho comprato, quindi le prestazioni non sono comunque adeguate. I 4 giga di RAM non bastano, quindi non cambia quello che vi ho detto. Non so perché prima il telefono si sia messo a scattare così tanto, l'avevo usato nel pomeriggio tipo 10 minuti e poi ha preso ad andare in quel modo anche riavviandolo. Ho dovuto fare un hard reset, che comunque ripeto ragazzi non è accettabile su un telefono di questo prezzo. Quindi il mio consiglio è
O lo acquistate quando costa veramente poco, magari in offerta, magari tra qualche mese che scende, perché magari arriveranno le patch per sistemare qualcosa, oppure non vi consiglio di acquistare questo telefono adesso. Non vale il prezzo che chiedono assolutamente e anzi, ragazzi, Samsung deve imparare a non castrare i suoi telefoni. Se l'anno scorso la 50 aveva 4 giga di RAM, tutti si aspettavano ed era il minimo che questo ne avesse 6. Perché la One UI 2.0 è più pesante, il telefono non riesce a stargli dietro, questo è evidente. E prima di finire ancora, ragazzi, vi dicevo una bacchettata comunque al video, quello del canale da dove arriva Andrea Galeazzi, perché non rispecchia quasi per niente quello che è questo telefono. Quindi spero comunque di esservi stato utile. Nel caso in futuro migliorasse Samsung la velocità, allora sarebbe un telefono adatto, perché comunque la batteria c'è, il display è veramente bellissimo, le foto vi dicevo comunque vengono bene, però lato prestazioni, ragazzi, ci sono telefoni che costano meno, che vanno meglio. Quindi dicevo, ragazzi, da questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ci vediamo poi domani, penso con un video che dovrebbe interessarvi, ovvero la classifica delle top 5 moto le patenti A2 più vendute l'anno scorso. So che sono video che vi piacciono questi numeri, queste classifiche, quindi ve li porto domani. Quindi da questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti, dicevo, cosa ne pensate. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, il DN del Backer Ufficiale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!